Ed eccoci qui, mamma mia che voce, mamma mia. Buongiorno cari video spettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube. Invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché per quanto riguarda Impara in Puzzle siamo in diretta tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13. Quindi ragazzi, venite che più siamo, meglio, meglio, meglio è. Ciao Vega, buongiorno. Buongiorno e buona domenica, ragazzi. Buona domenica a tutti, tutti, tutti. Allora, iniziamo a togliere questa cosa qui da qui. Qui ci siamo, qui ci siamo e qui ci siamo. Come state ragazzi? Tutto bene? Tutto bene? Adesso possiamo spostare quello qua sopra, non ci interessa più. Questo lo mettiamo qua. Oggi sembra la trasmissione abbia molta più risoluzione, così no. L'unica cosa che è cambiata l'ultima volta di Empire è che praticamente la webcam è più vicina perché ho spostato i monitor e meno luce probabilmente. Ah, forse il riquadrino è anche più grande rispetto al solito, perché su Empire giovedì mi sa ancora non l'avevo così. Poi la risoluzione è sempre 1080p, è sempre stata quella. Da quando c'ho il computer nuovo. Supera tre stati speciali di Vanaheim e ottiene una combo di 5 o più nei raid. Comunque dobbiamo fare un po' di raid, ragazzi. Mi fa un po' di raid perché sono messo veramente male con i raid. Infatti 16 su 35. Cazzo. Vabbè, facciamo una chiamata giornaliera così sblocchiamo quella lì. Ok. E ci facciamo questo gettone. Perfetto. 666. Cazzo. Allora, superiamoci pure questo. Che ci manca tanto? Ci manca niente, praticamente. Però, sempre bello completare. Sempre bello completare. Ok. Vediamoci pure questi arpioni che abbiamo fatto a caso. Qua ci abbiamo 15 ore. E mettiamo altri due qua dentro, dai, buttiamo tutto qua dentro, via. Così stiamo bene per un altro giorno senza problemi. Allora, la pubblicità. E vabbè, non sentite, quindi meglio così, meglio così. Allora, ragazzi, com'è andato lo scorso torneo? Com'è andato? Avete fatto schifo come al solito? Mica vi siete impegnati, giusto? Anche perché il prossimo sarà ancora più schifoso. Forse. Forse. Abbastanza male, grazie. No, quella va bene. Cioè, quello è lo scopo dei tornei raid. Fare abbastanza schifo da rendersi conto di fare abbastanza molto schifo. No, io non mi ricordo onestamente che pare il 10% sono arrivato. Comunque sono uscito giovedì con gli attacchi di giovedì sono uscito io. Quindi non ho fatto gli attacchi di venerdì. La mia difesa era B. E non mi ricordo se ero nel 5 o nel 10%, non mi ricordo, uno dei due comunque. Ma alla fine non mi ha dato comunque niente, quindi non ci siamo persi niente praticamente. Non ci siamo persi niente. Allora, volevo vedere un po' se era successo qualcosa di strano, ma mi sa di no.
Mi sa di no. Ok, ragazzi, iniziamo facendo gli ultimi due del raro, perché se no non li faccio più. Solo che non mi ricordo ovviamente più nulla. Quindi andiamo qui. Ciao Tris, buongiorno e buona domenica anche a te. Io devo ancora cominciare, vabbè, ma da te non mi aspettavo niente di diverso. Allora, ci sarà il verde come boss finale e due viola e due blu a fianco. Quindi potremmo andare di rosso e vederci la nera, potremmo andare di verdi e attaccare tutto, possiamo andare di verdi. Anche se è andato in multi fino a qua. Madonna. Andare di multi, dai ragazzi, possiamo andare di multi. Su via, su via. Su via. Iniziamo bene. Iniziamo bene. Voi che state con Kalevala, Kalevala. Come siete messi? Io ho appena cominciato il leggendario. Azzo, non l'ho ancora finito. Non è da te, Vega. Non è da te, non è da te. Assolutamente non è da te. Stai perdendo colpi. Allora, ci spariamo lui. Ci spariamo lui. Sono tutti morti. Ci spariamo lei. Vediamo se fa il doppio colpo. Vai, fallo pure dall'altro lato. Ci abbiamo tentato, eh. Non può dire che non ci avevamo tentato. E ora ciao con lui. Ok, andiamo così. Andiamo così. E il rospetto sta per partire. Bravissimo. In realtà ho fatto molta mappa per le monete. Un sacco di chiamate, quarta stagione, niente di buono. Io ho fatto le chiamate sull'evento. Ne ho fatte, boh, 4-5. Mi sa dell'evento mi ha dato solo un 4 stelle, il 4 stelle rosso stupido. Madonna. Manco l'eroe del mese. Lo speravo sull'eroe del mese. Ma è andata male, male, molto male. Dove vedi che mi è uscito? Viola nessuno. Giallo nessuno. Blu nessuno. Verde nessuno e rosso ci ha dato il 4 stelle, questo solo questo c'ho, è stato quello più inutile in assoluto di tutto l'evento, pensandoci. 4 stelle non c'ha nessun altro, vero? Che mi ricordava che era uscito solo lui, fosse uscito solo lui. Niente di utile, niente di utile. Dai, facciamo l'ultimo del raro, così poi ci prendiamo meritato riposo. Verde, giallo e viola. Quindi, ragazzi, c'è poca scelta. Andiamo di rossi.
Beh, ma io quasi quasi, ma quasi, ma vado di nuovo di multi, che dite? Che dite? Così, così vediamo un po' che succede di multi. Vai, andiamo di multi. Ho 17 gettoni, mi conviene usarli e dipende da cosa ti serve. A me mi serviva l'eroe del mese, più che altro. E quindi ci ho tentato. Volendo, sì, come ho detto in diretta l'altra volta, la chiamata non è malvagia. Non è malvagia. Cioè, nel senso, ci sono eroi decenti. La pecca è che i 4 e i 5 stelle, i 4 e i 3 stelle non sono il top del top. Quello è il discorso. Almeno uno punta su quelli e faceva la chiamata per i 4 stelle, come era. Come ultimamente, diciamo, ci avevano abituato, che avevano messo almeno qualche o 4 stelle o 3 stelle decente a sto giro. Niente proprio di utile, utile, utile. Riusciamo a fargli un po' male a questi. Mi posso purificare nel caso, vedete? Allora facciamo questo qua. Facciamo questo qua. Ma quanto cazzo durano i cosi dei viola? 2 turni. Ah, vero che lui è viola e non è annullabile con i viola, vero? Avevo rimosso sto particolare. Questo che cosa fa? Ci attacca uno solo, vero? Ha 3 nemici, quindi mettiamoci un po' di cura qui. Togliamoci l'abbattimento di difesa almeno. E attacchiamo con questo. Ok, l'accecamento ci abbiamo. Va bene, togliamogli l'accecamento. Sì, ho visto, arriva la pioggia. Magari arrivasse la pioggia sul serio. Qua un altro turno ancora. Ok, quindi ce la dovremmo fare. Allora, i verdi non abbiamo un cazzo di verde per caricarci. Oh. Ecco, le mosse uscite, non mi servono più. Non può sopravvivere lui. Infatti. È dura, è dura. È molto dura. Allora. Premi. Ma che stai dicendo? Lo sto capendo, Driss. La barra in alto. Ah, posso attivare? No, assolutamente, fammi vedere un attimo se riesco. Io sono.
Io sono quello che. No, cavolo, perché questo c'ha l'accecamento? Sono quello che deve usare meno cose possibili. È l'ultima spiaggia. Con calma, si fa tutto. No, stavo dicendo, cioè, capito che c'è la cosa che si può attivare, però. Vanenonen strimpella una canzone, i nemici gelati si addormentano profondamente. Quale magnificenza melodica. Splendido è il soporifero cantele di Vananoin. Quindi Vanamoinen è quello super figo. Sì, ma non lo volevo usare l'aiuto, non capivo che stessi parlando dell'aiuto. Dobbiamo correre per trovare il Sampo. Lui e i suoi uomini si sveglieranno presto. I tre eroi reclamano presto il loro trofeo e tornano alla loro nave ormeggiata. Ah, abbiamo finalmente recuperato il Sampo. Maledette le mie sciocche decisioni passate. Sciocche, no, sciocche, giustamente. Sciocche decisioni passate. Quanti problemi. È tutto perché tu volevi sposare la figlia di Low. E chi è la figlia di Low? Moglio, capì? Devo parlare di come hai corteggiato Aino. Aino è la sorella di Youkunnainen. Come cazzo si chiama? Cioè, Youkunnainen è 3 stelle. Aino è 5 stelle, ragazzi. Cioè, poi è figa lei. Ti prego di condividere le tue storie di cuore. Ti prego di condividere le tue storie di cuore spezzato. Volentieri, circostanze permettendo, ma sento che ci aspetta un'altra guerra. Ok, però abbiamo scoperto una cosa clamorosissima, cioè che lei è la sorella di lui, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo, ma poi che cazzo di scarpe c'ha ora che ce ne noto? Va bene, va bene, va bene. No, non ha detto chi è la figlia della strega. Ci ha detto che poi era quello che ci ha provato con la sorella di Coso. Però ha detto che lui voleva la figlia di questa. Però non so chi sia la figlia. Ciao Yolanda. Buongiorno e buona domenica anche a te. Forse lei? Però boh, non ne sono tanto sicuro. Ok ragazzi, facciamo un po' di ride al volo, al volo, al volo. Ho uscito il titano da noi. Cazzo. Vabbè dopo, dai. Vediamo, vediamo, vediamo. Fare un po' di ride. Poi se torniamo lo vediamo tra poco. Dove sta la torre? Dove sta la torre? Eccoci qua. Ma come online? Mannaggia. Allora, ma perché pochi? Ah, perché ho più di 2000. Ma scusa, c'ho 2437 coppe. Cioè, questi mi danno nulla praticamente. No, andiamo un po' di verdi, va. Tiriamo. Ma sì, andiamo di verdi. Si fa vedere quanto sculi. Sì. E quello è l'obiettivo. Ovviamente. Allora, se spostiamo questo, spostiamo questo, spostiamo questo, non ci interessa nulla. Proviamo a vedere se riusciamo a avvicinare prima altre due tessere. Qua non lo becchiamo, qua li perdiamo. Beh, lanciamo questo sotto il rosso. Lanciamo questo sotto di questo. Il nulla.
Dai Musashi, dai. La prossima volta che parte Musashi sono morto praticamente. Ovviamente non c'ho combinazioni qua sotto, ovviamente. Ovviamente. Sto portando il Kanen. Non vedo niente di utile. Sono nella merda, solo ed è già perso. Detto i. È andato male, male, male. Male, male, male. Rivincita. Spero che uscisse qualcosa di diverso, ma niente. Ma niente. No, se muore con una tessera. È morto, è morto. E non posso avvicinare niente, madonna. Non posso fare un cazzo. Allora, mettiamo queste qua. Noi abbiamo un Triss là sopra. Ma vaffanculo Melendor, vaffanculo. Cioè tu tanta gente a Melendor per colpire, dico io. Colpisci qualcun altro. Noi abbiamo un Triss qua che dovrebbe colpire quei due là, dovrebbe farli fuori, ok. Perfetto. Bravissimo Musashi, vedo che ti stai impegnando. Bravissimo Musashi. Ok. È colpa di... no, no, è colpa di Melendor che è un attacco di caga e non resiste, cioè... Deve resistere almeno a uno. Almeno. Vladimir. Vladimir. Allora, c'ha il blu centrale. Quindi proviamo di nuovo di verdi, dai. Andiamo di nuovo di verdi, dai. Allora, qua facciamo un Triss. Però vanno due tessere solo addosso a lui. E poi che cavolo facciamo? Boh, vediamo se ci esce qualcosa. Un altro c'è uscito, no, perché si è spostato all'ultimo secondo. Possiamo avvicinarsi altre due da quest'altro lato, ok, facciamo così. E Krampus dovrebbe andarsene. Ok, abbiamo il buco, buttiamo questo al centro. Facciamo caricare Lianna. Facciamo caricare Lianna, va. Allora, mi devo per forza caricare. Vediamo se ho la possibilità. Ho questa possibilità. Ok. E questa. No, Magni. Allora, usiamo questo. Andiamoci da Mar del Lago, così facciamo il buco da questo lato. No, devo farlo, il diamante devo farlo. Non posso non fare il diamante.
Cioè, peggio dell'automatico, appena vedo il diamante, ciao. Anzi, facciamo così. No, no, il diamante va fatto subito, immediatamente. Senza ritegno alcuno. Allora, utilizziamo prima lei. Dobbiamo morire. Ok. Ci siamo, un è andato. C'è uno, questo è il secondo, poi ci penso. Vediamo che possiamo affrontare più. Questo è online. Questo ci dovrebbe dare un po' di coppe, 29. Siamo andati rossi. Non c'ho. No, non c'ho il purificatore. Potrebbe pure andare, dai. Potrebbe pure andare. Ovviamente il Tris da tutt'altro lato. Vediamo di qua se riusciamo a combinare qualcosa. E vai, divertiti, va. Bello è che caricherò. Ah no, carico qualcuno. No, resistete. Resistete. No, è carico Kagan. Ok, c'è andato di lusso. Ah, ma c'è Alexandrine, non posso ucciderla in nessun modo. Non posso uccidere manco i due che non sono ancora carichi. Possiamo togliere le tessere blu, però. Meno fa, meno si ricarica di meno. Ma siamo nella cacca. Poi. Ah. Ma meno male ha beccato il contrattacco almeno. Nemmeno si è beccato il contrattacco. Ok, facciamo queste due tessere qua. Facciamo così, poi facciamo cosa? Facciamo così. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Allora, zocco, ce lo togliamo dalle scatole. Ah, cazzo. Cazzo. No, Bold non è rinato. Brutta persona. Che brutta persona. Sempre sotto di Alexandrin, se cazzo di testa non gli faccio nulla. Vabbè, dai, buttiamo a caso. Niente. Oggi non è giornata per i raid. Non è proprio giornata. Non è proprio giornata. Perché con la speciale non gli faccio niente, quindi è inutile pure. Cioè pure se la carica cambia un cavolo. L'unica cosa è che recupera energia. Vabbè.
Esiste ancora, imperterrita, Zimi, non si dà per vinta, ma c'hanno due attacchi normali questi. Non posso fargli niente. Rivincita. Si deve rifare la rivincita. Quando serve il nanovolante non c'è mai però. Quando serve. Allora, proviamo a avvicinare qua. Non riusciamo a fare niente. Al centro qualcosa deve uscire. Abbiamo questo qua e basta. È andata. Cioè, 85. Ma come si fa? Ma come si fa? Prendiamo prima i viola. Non c'ho una tessera adatto per colpirla. Mettiamo questo qua. Ok, andata. Dai, facciamo l'ultimo. Facciamo l'ultimo. Abbiamo fatto veramente schifo con questi. Vedi, questo è interessante perché ci dà 50 punti. 50 punti. È interessante, anche perché 5200 di potenza. Va bene, va bene, va bene. Allora, potremmo andare di gialli, visto che non ci dà nessun problema. Di gialli. Andiamo di gialli, vai. Questa è dura, ragazzi. Questa è dura. Questa è dura. Portarmi sciacallo. Ma anche no, dai, andiamo così. Andiamo così. Allora, questo facciamo il triste di là. Questo comunque non li colpiamo tutti. Allora, facciamo questo, voglio fare così. L'abbiamo qua. E questo dobbiamo morire. No, ma dai, ma che cazzo è oggi? Ma sul serio? Ma sul serio? Potevo fare il 4, ma non mi serviva il 4 sotto. Cioè il 4 tessera avvicinato. Allora, spariamoci. Ma già c'è questo maxato questo, ma l'ho notato. Allora, spariamoci questo, spariamoci questo, spariamoci questo. Vediamo chi sopravviva. Tutti. Invece no. Sopravvive solo il giallognolo. 17 HP perché oggi è la giornata mondiale dei salvataggi all'ultimo secondo. E poi giustamente lui c'ha la passiva che si recupera sia mana sia. Cazzo. Detto che questa cosa era fastidiosa. Però non ci fai niente, amico Frizzi. Che abbiamo casella. Il problema è che carico pure lui, mo. Non c'ho tessere da avvicinare.
Non posso fare un cazzo. Quindi lanciamogli la testa addosso a questo. Possiamo fare un tris rosso qua sotto. Cioè. Su via. Però non posso avvicinare niente. Cioè l'unica mossa che posso fare o questa, o qua comunque. Cioè, allucinante. Allucinante. Vabbè, va. Oggi non è cosa. Cioè, potrei fare la rivincita, ma non ce l'ho, mi sa, giusto? Infatti. Vabbè, ma la prossima volta perderai. Perderai la prossima volta. Ok, ragazzi, passiamo al torneo raid. Va, che è meglio. Che è meglio. Che è meglio. Che è meglio. Allora, il torneo raid di questa, della prossima settimana, è un torneo in cui si possono utilizzare, come vedete, i 3 stelle, quindi eroi rari o inferiori. Si possono utilizzare tutti i colori, ad eccezione dei viola. E ovviamente le truppe non comuni o inferiori, quindi truppe 2 stelle o inferiore. Il bonus per questo torneo è attacco lampo, ossia che tutte le velocità mana di tutti gli eroi diventano molto rapide, ad eccezione dei ninja e degli eroi magici. Non ce ne sono altri, vero? Che hanno inserito ultimamente, che mi sono dimenticato, vero? No. Quindi vi sconsiglio assolutamente di utilizzare i ninja e gli eroi magici, a meno che non avete proprio nient'altro da poter inserire. Allora, il vantaggio principale di questo torneo, finalmente, in un torneo molto rapido, dove non si può utilizzare Treville. Quindi, escludiamo a priori Treville, quindi tornano praticamente i tornei più o meno stabili, dove al centro si può mettere... si potrebbero mettere anche altri eroi al di fuori di Treville. In questo torneo, come al solito in tutti i tornei molto rapidi, vi sconsiglio principalmente di andare in difesa con le mono, attaccare con le mono, non usate più le mono praticamente in questa tipologia di torneo, perché sono estremamente svantaggiose. In difesa principalmente qua il colore ha poco senso, quindi non si deve per forza andare di gialli, soprattutto perché di gialli non è che ce ne siano tantissimi che siano utili nella guerra molto rapida. Quindi valutate bene quali eroi avete a disposizione che possono veramente dare fastidio agli avversari. È questo che dovete considerare. Quindi, come prima cosa, andiamo a vedere però se c'è qualche giallo, che comunque può darvi un vantaggio in più, perché non essendoci viola è molto molto utile. Ma nelle guerre molto rapide, dove c'è il mana tutti molto rapidi, ragazzi, le mono non servono praticamente a nulla, a meno che non avete 5 eroi super mega fighissimi che potete mettere in difesa. Allora boh, sì, ok, magari avete, in questo caso non si può, però avete 5 Treville, va benissimo mettere 5 Treville in difesa in una molto rapida, ok? Ma sono quegli eroi che devono essere nettamente più forti rispetto agli avversari. Molto più forti. E soprattutto devono avere un senso in una molto rapida, cioè nel senso che loro partano, perché calcolate che in difesa partono sicuramente prima di chi vi attacca. Quindi quando partono devono dare un qualcosa all'avversario che non possa farli reagire
quello che fa Treville praticamente. Quindi per questo è molto molto più forte tra virgolette rispetto ad altri. Comunque andiamo a vedere prima i gialli solo, vediamo se c'è qualche giallo che comunque potrebbe dire la sua. Ciao, non ho volante. Si è arrivato troppo tardi, mi dispiace. Allora, vi ripeto che per me i gialli in questo torneo centrali non è che siano obbligatori, perché nei tornei molto rapidi conta molto più la speciale rispetto al colore stesso. Quindi valutate bene la vostra scelta. Il giallo potrebbe essere utile perché non essendoci viole vi fanno meno danni con le tessere, però ripeto, difficilmente vi verranno di mono. Difficilmente vi faranno molto danno con il viola stesso, quindi cioè, il viola non c'è, ma anche gli altri colori in realtà non vi faranno molto male, quindi di conseguenza se per esempio mettete un rosso centrale, se vi vengono di blu vi fanno il danno che dovrebbe, cioè fa il danno sempre doppio, però non è talmente vistoso come nelle guerre normali, perché normalmente di mono non vi possono venire, di 3 più 2 potrebbero venirvi, però ripeto, qua conta molto molto di più la skill, la speciale, quindi valutate molto bene. Comunque per una volta che devi essere in ritardo sei puntuale, veramente una brutta persona. Io sono sempre puntuale alla 90, sempre puntuale. Quindi andiamo a vedere un po' di eroi interessanti tra i gialli. Ovviamente andiamo a prendere quegli eroi che sono lenti o medi e che danno e hanno una speciale particolare o molto molto interessante. Tra questi spicca Arman, perché è un lento che attacca tutti, fa danni da sabbia e non permette più le cure agli avversari. In più rimuove anche i disturbi dall'evocatore. Vabbè. Asculato come sempre, immagino ha dato dimostrazione che senza cure non è capace. Comunque, Arman è un buonissimo eroe in questo torneo, potrebbe essere molto molto utile per il suo danno effettivo che fa. Un altro eroe interessante, sempre tra i lenti, parliamo sempre di Kailani, la solita Kailani, soprattutto col bonus costume come in questo caso. Tutti gli alleati condividono i danni per 5 turni, tutti gli alleati subiscono, cioè ricevono più 63% di difesa in 5 turni, quindi fa resistere praticamente tutti molto molto di più rispetto al normale. Poi in più c'è la versione col costume che comunque è interessante perché non è molto più attaccante che difensiva, cioè nel senso che è molto più spregiudicata, va in difesa rispetto alla versione senza costume perché non dà l'aumento di difesa, ma dà l'aumento d'attacco ai propri alleati, quindi entrambe le versioni si possono tranquillamente utilizzare. Un altro eroe molto interessante è Sally. Perché è interessante? Perché è comunque lento, però attacca tutti praticamente. Perché praticamente l'attacco si propaga a tutti i nemici vicini. Che vuol dire? Vuol dire che nelle guerre molto rapide lui parte e partirà velocemente, gli avversari saranno tutti vivi ancora nel momento in cui parte, quindi di conseguenza potenzialmente attacca tutti, cioè attaccherà quasi sicuramente tutti. Un altro eroe molto interessante per questo torneo è Fatina, perché attacca il bersaglio e poi praticamente gli blocca il mana, quindi anche in questo caso Fatina è molto molto interessante da utilizzare. E questi sono i gialli che potrebbero essere utilizzati, anche che Melee col costume non mi dava nessuno infatti niente di vantaggio, Poppy non dà nessun vantaggio. Poi vabbè, c'è sempre Kvasir che voi potreste utilizzare, il semplice fatto che lui si carica sempre, dà sempre il servitore che dà fastidio, quindi anche in questo caso potrebbe essere utilizzato Kvasir. Ma come vedete non c'è quell'eroe nettamente più forte o quell'eroe veramente figo che io posso mettere centrale, se non ho alternative, allora sì, ma altrimenti in questo torneo, ripeto, si può utilizzare qualunque tipo di colore come centrale.
Ok, andiamo a vedere un po' tutti gli altri eroi che si possono utilizzare come centrali, o meglio, quali sono i migliori eroi da poter mettere in difesa, secondo me, in questo torneo. Partiamo con i soliti noti. Un eroe molto, molto interessante per questo torneo, ovviamente, è il solito Sudri. Sudri è un eroe lento che praticamente attacca tutti, partendo da un danno di base sostanzialmente di 120%, però questo danno ovviamente aumenta per ogni tessera rossa che c'è sul campo di battaglia, fino a un massimo di 360% di danni, quindi potenzialmente può fare un danno mostruoso, però la cosa, come dire, fastidiosa di Sudri è che c'è da controllare le tessere rosse sul campo di battaglia. Quindi è una preoccupazione in più. Certo, vi possono venire di rossi e quindi di conseguenza rallentano. Non c'è bisogno di tenerle d'occhio praticamente, però comunque è fastidioso lo stesso, perché se non riuscite a combinare le tessere rosse siete comunque fregati. Un altro eroe molto interessante per questo torneo, come al solito, è Gramps. Perché Gramps in questo torneo, mi sa che è ancora l'unico, giusto? Resuscitatore 3 stelle che ci può essere, è in una difesa, un resuscitatore, in una difesa, in un torneo molto rapido, un resuscitatore è tanta, tanta. Tanta roba, ovviamente non come centrale, assolutamente, ma come mediano, come esterno può essere tanta roba, tanta roba. Un altro eroe molto interessante potrebbe essere, sempre tra i verdi, Grevle. A me piace un sacco Grevle per il semplice motivo che è un curatore che aumenta gli HP oltre gli HP massimi e in più aumenta l'attacco di tutti gli alleati, quindi anche in questo caso può essere molto utile. Questo Grevle si può utilizzare anche come centrale, si può utilizzare tranquillamente anche come centrale in questo torneo. Poi andiamo a vedere un po' tutti gli altri eroi che sono un pelo inferiori o nuovi di zecca, che andiamo a vedere, che magari in altri tornei non abbiamo assolutamente visto. Partiamo da Bao Chan, che è il solito Bao Chan, che attacca tutti, abbassa il mana di tutti gli avversari, ed in più tutti gli alleati ricevono una velocizzazione di mana, che in questo torneo non è utilissimissimissimo, però c'è anche da dire che non ci sono le truppe mana, quindi di conseguenza il vantaggio di Bao Chan è molto più vistoso rispetto al normale, perché col più 24% di generazione mana i vostri eroi si caricano più velocemente, senza ombra di dubbio. Poi abbiamo Fazz, che praticamente è un eroe lento che aumenta la salute del 350% di tutti gli alleati, e questa salute va oltre gli HP massimi. Tutti gli alleati sono immuni ai nuovi disturbi per 4 turni ed è molto molto utile in questo torneo, e tutti gli alleati hanno anche un aumento di difesa del 30%, quindi anche lui diventa un eroe molto interessante da utilizzare in questo torneo, perché sfrutta la sua lentezza con cose strabilianti. Tarzan dei poveri. Poi abbiamo Gunnar. Gunnar è il solito Gunnar, che è la versione col bonus costume, ma senza costume. Condivide i danni di tutti gli alleati, e tutti gli alleati ricevono anche il più 63% di difesa. Quindi di conseguenza, tutti i vostri alleati, o gli alleati di quelli che andate ad affrontare, tutti i suoi alleati, ecco, resistono molto molto di più. Poi c'è la versione col costume, e la versione col costume diciamo che è come la versione di Kailani, col costume sì, che sono quegli eroi che sono molto più offensivi,
E in questo caso diventa molto più offensivo con Gunnar col costume, perché oltre a fare la condivisione dei danni ai nemici, tutti i nemici ricevono anche meno 44% di difesa, quindi di conseguenza i nemici diventano molto più facili da buttare giù. Molto più facile da buttare giù. Poi abbiamo Jhangir, interessante perché comunque attacca tutti e brucia, soprattutto la versione col costume in questo caso fa un po' meno danni, però la bruciatura è molto più fastidiosissima. Gli Aris non serve a un cavolo, infatti. Poi abbiamo anche l'altro rosso, lo vediamo. Lì, perché è interessante lì. Per il semplice fatto che anche lui è un lento, che ovviamente diventa molto rapido, ma infligge 160% di danni a tutti i nemici. Quindi attacca comunque abbastanza pesantemente tutti i nemici. È molto resistente. Ed in più, praticamente chiama un servitore. E questo servitore, quando colpisce l'avversario, gli fa 108 danni da ustione nell'arco di 3 turni. Quindi li bruciano pure. Poi andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Vabbè, abbiamo Nordri, ma è utile Nordri per il semplice fatto che la maggior parte ce l'ha emblemato e spezzato. Però il suo danno che fa comunque ai tre non è malvagio. In più abbassa anche la difesa contro ghiaccio, contro i blu. Quindi di conseguenza se avete più blu che magari volete inserire, potrebbe essere molto molto utile. Vi ricordo che anche gli assassini si velocizzano. Onestamente per me sia Noril sia Dawa col costume Bjorn, vabbè non c'è, comunque eroi di questo tipo non sono malvagi da poter utilizzare, però preferisco più quelli che attaccano tutti anche se fanno meno danno, o meglio questi fanno più danno ovviamente, però preferisco loro onestamente. La curatrice gialla 3 stelle, Rechetre, comunque non è male in questo torneo. L'unica pecca è che comunque lei sarebbe stata molto più utile se ci fossero stati viola, perché si aumenta la difesa contro i viola, però il fatto che comunque tutti gli alleati ottengono 450 punti e questi 450 possono diventare anche HP massimi. Cioè, posso andare ancora oltre gli HP massimi. Anche in questo caso, lei è molto interessante. Non so perché tra i gialli non l'ho vista, però va bene così. Ulmer può essere utile sia la versione senza costume, sia la versione col costume. Perché in una abbassa la difesa degli avversari, con l'altra aumenta l'attacco. Quindi, se già avete eroi che vi aumentano l'attacco, magari utilizzate quello che abbassa la difesa. Ursina. Mi sa che è l'unico eroe 3 stelle con il Deridi, quindi anche in questo torneo, che mi sono dimenticato prima, Ursina, vero? Ursina può diventare molto molto utile, molto molto utile, perché tra le 3 stelle, come già abbiamo visto, di sperditori non è che ce ne siano tantissimi, quindi togliere il Deridi a Ursina non sarà proprio facilissimo da togliere. Certo, ci sono parecchi verdi che lo fanno, però non sempre c'è la possibilità di utilizzarli. Comunque anche Ursina in questo caso, che c'è il Deridi, si aumenta la difesa e si aumenta la difesa anche contro le abilità speciali, fa diventare questo eroe veramente 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 utile in questo torneo. Poi abbiamo il solito amicone Vollermork. Vollermork pure utile in questo torneo perché il demone è molto molto fastidioso, però c'è da dire che essendoci le cure, quindi essendoci la possibilità di mettere i curatori, Vollermork perde abbastanza. Poi abbiamo l'altro amicone, Wasak, Wakas, ce l'ho fatta, che fa un botto, un bottissimo di danno. Questo è uno dei nuovi che hanno inserito adesso, quinta stagione, uno dei nuovi che in questo torneo secondo me è molto 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 utile, ma molto, detto molto, perché lui già parte da un danno veramente elevato, infligge 205% di danno a tutti i nemici ed in più gli riduce la salute massima, che essendoci molti che aumentano la salute oltre gli HP, lui potrebbe essere molto molto utile, molto molto utile. Oltre al fatto che comunque 110 di salute tolta è comunque un danno non indifferente, ovviamente.
perché c'è un ulteriore danno praticamente oltre al 205% che fa. Mi sembra di averli detti tutti, onestamente. Non mi sembra di essermi perso qualcuno. Se non vado errando. Poi vabbè, dipende sempre ovviamente da chi avete, ma questi sono più o meno i migliori che si potrebbero utilizzare in questo torneo. Ok, Vega aveva chiesto più avanti avrei una mezza idea di emblemare Rechetre. Come la vedi? Merita? Allora, non è malvagia, onestamente. Poi parli con me che non c'ho curatori gialli, quindi di conseguenza vanno tutti quanti bene. Però da qui ad emblemarla ne passo. Ne passo, onestamente ne passo. Non la vedo così utilissimissima. Si può utilizzare in alcune circostanze, sì, ma non sempre. È quello che mi preoccupa a me. E io se non reo e non lo utilizzo spesso, emblemarlo la vedo dura. Però poi dipende, magari tu lo utilizzi più di me e riesci a capire come sfruttarla meglio. E quindi potrebbe essere utile in fin dei conti. Allora, principalmente andiamo un attimo a vedere se ci siamo dimenticati qualcuno o qualcosa. Questo è l'ultimo torneo che è stato fatto il 7 novembre 2021. Guardavo sempre. Ok, che risgrana, però questa è l'immagine, non ci posso fare nulla. Allora, andiamo a vedere un po'. Queste sono le difese dei primi 10 classificati dello scorso torneo uguale, ossia con solo i 3 stelle, molto rapide, senza i viola. Ovviamente da novembre ad adesso praticamente è cambiato molto, sono usciti molti eroi, quindi vanno comunque presi con le dovute precauzioni queste difese. Al di là del fatto che queste non sono, ripeto per l'ennesima volta, le migliori difese di un torneo del torneo, ma sono le difese dei migliori 10, dei primi 10 classificati, che molto spesso è dovuto molto di più all'attacco che alla difesa. Comunque, se sono arrivati lì, un motivo ci sarà. Come vedete, Kailani e Kvasir vanno per la maggiore e Gunnar vanno per la maggiore, che sono i soliti eroi utilizzati e utilizzati, sì, utilizzati, detto bene, utilizzati per la stragrande maggioranza finora almeno. Poi abbiamo qua che c'ha Gramps, Sudri, Kailani, Frosty e l'assassino, non mi ricordo il nome, Noril mi sembra, vabbè, quello. In questo caso, come vedete, come quasi tutte le difese, qualcuno, la maggior parte, tenta di mettere il giallo centrale. Giallo centrale, ma poi tutti gli altri colori sono un po' messi a caso per il semplice motivo che vi ripeto che nelle difese molto quando c'è un torneo molto rapido, ragazzi, i colori contano, ma fino a un certo punto non sono così importanti come negli altri tornei, altre guerre o quel che sia. Si può utilizzare sì il centrale giallo perché comunque è un piccolo vantaggio, ma il vantaggio è veramente poco rispetto a tutti gli altri modalità di torneo, quelle molto rapide. Qua è molto meglio sfruttare degli eroi che vi fanno male, come per esempio Gramps che ha una speciale importante, Sudri che ha una speciale importante, poi se l'ha giocata con Frosty probabilmente per evitare di morire subito. Andiamo a vedere quest'altro c'ha Kailani centrale, poi se la gioca con Belit. Però quella col costume, cioè che cura nel tempo praticamente. Poi ci mette pure Kvasir, l'avvicino perché tanto non è importante, non ci sono i viola, quindi di conseguenza va bene pure lì. E poi ci mette Sudra e Nordri che comunque fanno male. Lui se la gioca con Hawkmoon che aumenta l'attacco praticamente. E Gunnar che li fa resistere di più, fino a quando non partono sti due, perché se parte Ulmer, poi parte Sudri, ciao. Anche lui, Gramps, Ulmer, se la gioca con anche lui con il Belit,
perché mi sa che a quei tempi c'era solo Frostri. Interessante. Oltre a Hawkmoon col costume. Ah, vi ricordo un'altra cosa, che Hawkmoon col costume, se la emblemate, per esempio, si velocizza. Già solo con gli emblemi. E dato che in questo torneo non ci sono le truppe molto rapide, cioè le truppe mana che fanno aumentare molto rapidi, considerate che non mi viene la classe. Madonna. Questa classe qua, che classe è? Cioè, qua manco sta scritto. Come cavolo si chiama questa classe? Incantatori, giusto? Gli incantatori. Se sono emblemati e hanno il costume, praticamente si velocizzano perché hanno. Ora lo faccio vedere. Così almeno. Quindi considerate questa cosa che è un vantaggio estremo, per chi ha emblemato eroi che sono incantatori. Ma da dove sono usciti questi istruttori? Chi me l'ha dato questi istruttori? Quando hanno osato darmi questi istruttori? Ora? Nel frattempo? Allora, classe incantatore. Quando noi andiamo a emblemare l'incantatore, che in realtà lei non è un incantatore normalmente, ma col costume diventa incantatore, cosa succede? Che durante nella griglia dei talenti dell'incantatore, c'è l'ultimo nodo che ci dà il più 4% di rigenerazione mana. Questo 4% di rigenerazione mana più il bonus costume che è del 5%, arriviamo praticamente al 9% che ci fa velocizzare un molto rapido. Quindi lei, così come sta, invece di partire con 7 tessere, parte con 6 tessere in attacco. In difesa, invece di partire con 14 tessere, parte con 13 tessere, 12 tessere, scusate. La differenza sono sempre due. E questo vale per tutti gli incantatori, Tutti gli incantatori che hanno come si dice? Gli emblemi al 20° livello, all'ultimo livello, perché lo dà solo al 20° livello. Poi non mi ricordo se c'era pure qualcun altro che velocizzava il mana al 4%, però non sono tantissimi, non sono tantissimi, che molti aumentano il 2%, il 2% non ce la fanno a sbloccare. Ce n'era un altro però, vi ricordate voi? Per classe il monaco, non credo, no, il monaco. Quindi anche il monaco col costume. Cavolo, il monaco gli avete dato manco un centesimo. Anche il monaco, se avete un 3 stelle monaco col costume maxato, anche lui, cioè col costume, sì, col costume maxato e con i talenti al 20, comunque si velocizza. Però per esempio Bertulf non si velocizza, perché non c'è il bonus costume, quindi l'aumento di mana è solo del 4, la rigenerazione mana è solo del 4%. Dei paladini, i paladini no, infatti. Ah no, il paladino c'era là, però non era 4% perché ne servono due normalmente. Griglia dei talenti da solo il 2%, giusto? Ma io ce l'avevo scritti da qualche parte una volta, chissà dove cavolo l'ho buttati, che ne parlammo una volta. Paladino, l'abbiamo visto. Vediamo arciere. Ma ci troviamo qua, li vediamo un attimo tutti. Ma giusto per chiudere il cerchio. Questo è dal 2%. È solo il 2%, da Ranger. Furfante. Dal 2% solo. Ok. Poi abbiamo l'incantatore, già l'abbiamo visto. Abbiamo lo stregone dal 2%, è solo il 2. Ok. Poi abbiamo cioè già abbiamo finito, impossibile.
Paladino l'abbiamo visto, il monaco l'abbiamo visto, il combattente non credo, questo è troppo, troppo sgravo, solo 2% da. Il druido, il druido lo dà 4% di mana. Il druido è un altro, quindi Melia, se avete Melia col costume maxato ed emblemata, per esempio Melia si velocizza. Druido e incantatore, quindi vediamo un po' il chierico se si aumenta 2% solo. Barbaro solo 2%. Sì, solo 2%. Ok, quindi druido è incantatore e monaco. Druido, incantatore e monaco. Questi tre qua. Se avete questi eroi qua col costume maxato, deve avere il costume maxato, che però tra l'altro il costume deve essere quello della prima stagione. Solo quelli della prima stagione, mi sa. Perché andiamo a prendere... Ce l'ho uno col costume io. Che non sia della prima stagione. Dubito. Dubito. Dove si vedevano i costumi? Ah, devo, quando vado ad aumentare un costume, tipo. Ma non c'è un costume da maxare. Allora c'è un altro Baldazar? No, ma ce l'ho già nell'inventario, vero? Nell'inventario. Abbiamo Franz che non è della prima stagione. Solo lui? Frank, no, Franz. Ciao Anna, buongiorno. E buona domenica. Sì, c'è solo lui. Cavolo. Cavolo. Il tratto non trovo manco. Dove cazzo stai? Che classe era? Eccolo. Bonus costume, infatti da solo l'1%, infatti mi ricordavo, ok. Avevo una mezza idea, avevo una mezza idea. Quindi dovete stare attenti che abbiano il costume che dia il 5% di rigenerazione mana più il 4% di rigenerazione mana del talento, e vi fanno aumentare gli eroi, vi fanno aumentare la velocità degli eroi. Quindi di conseguenza valutate bene queste cose qui, che non sono da sottovalutare, ma anche in attacco questo, eh. Cioè, in attacco sono strautili far caricare un eroe con 6 tessere rispetto a 7 tessere, perché 6 tessere vuol dire sono 2 tris. 7 tessere vuol dire che sono già 3 tris se non siete fortunati. Quindi, valutate bene queste cose. Andiamo a vedere se c'è qualche eroe strambo che hanno messo, che non ho detto. Carver, che a me personalmente non piace, però attacca tutti e toglie il mana, potrebbe essere comunque un vantaggio, è un po' come Baochan, però fa molto meno male e toglie molto meno mana rispetto a Baochan. Dawa, ve l'ho detto, per me quegli eroi col costume, per me quegli eroi lì sono interessanti, per carità, però secondo me ci sono migliori in questa tipologia di torneo. Poi per il resto Chick può essere molto interessante, è uno che non ho detto. Chick può essere comunque molto interessante perché è un medio che attacca tutto e fa male. È tanta tanta roba, però è anche vero che lui si depotenzia poi negli attacchi successivi, quindi in una molto rapida, partendo velocemente, è uno svantaggio secondo me. Più del normale, diciamo, perché parte sempre. Allora, uniamoci al torneo, andiamo a vedere un po' come formare questa formazione. Onestamente non ho alcunché di idea. Ma perché c'ho questo istruttore? Allora, abbandona. Aspettate un attimo. Ma chi me l'ha dato questo istruttore? Ah, devo prendere pure la cosa giornaliera di oggi. Ragazzi, oggi c'è in regalo 3 arpioni e il fermatempo. Ce li regalano, quindi prendete. Non è chissà che. Ma non mi ricordo questo istruttore. Chi ce l'ha dato?
l'altro istruttore maestro. Andiamo a vedere. Ah, il raro, alla fine del raro, ok. Non ci ho proprio fatto caso. Qua ce lo dava. Ok. Ma dicevo, ma com'è? Questo mi ha dato roba, non mi ha detto niente. Ok. Settore maestro. Vabbè. E niente, andiamo a fare il torneo raid. No, pensavo che ci fosse qualcosa che non ho visto. Qualche premio strano. E ci danno tantissimi, tanti regali che uno non se li aspetta mai. Quindi andiamo a ragionare, ragazzi. Andiamo a ragionare. Possiamo andare di gialli centrali con Sally centrale. Fate una delle mie ipotesi, andare con Sally centrale. Però, noi ci abbiamo blu, ci abbiamo Ulmer e Gunnar, che potrebbero essere interessanti. Anche Cic potrebbe essere interessante, però, come ho detto prima, non è il massimo. Abbiamo Grevle, abbiamo Gramps e abbiamo Fats. Uno di questi sicuramente andrà messo. Ursina non l'ho ancora alzata. Poi abbiamo Avukmun che si velocizza, ma abbiamo Sudri. Ah, abbiamo anche lui, cavolo. Cavolo. Questa potrebbe uscire bella. Questa potrebbe uscire bella. Centrale però non mi convince. Vorrei mettere un blu a sto punto centrale. Possiamo mettere Gunnar. Ma vorrei qualcuno che facesse male. Possiamo mettere Sally centrale a sto punto. Ce la giochiamo così. Vediamo, blu potrei mettere Ulmer. A sto punto Gunnar lo escludiamo. Cic. Possiamo giocarci anche con Cic. Gramps potremmo mettere, però va a posto di Grevle secondo me. Secondo me va al posto di Grevle. Poi un altro super figo, chi possiamo mettere? Solo i gialli, ci abbiamo Fatina, potremmo mettere. Ah, ci abbiamo Nordri però. Nordri emblemato e maxato come Ulmer, fa 116, 412, 838. Ah, resiste un bel po' di più Nordri, però attacca solo 2. E c'è solo 3 e poi gli fa 245 danni minori. Ok, un altro curatore non è il caso, altrimenti dovrei mettere lei e togliere Grevle, però Grevle è emblemato, un po' di più. Quindi qua o ci mettiamo Ulmer o ci mettiamo Nordri. Non abbiamo molta scelta. Ciao Drago Blu, buona domenica anche a te. Se no, sto pensando quasi quasi di giocarmela in modo così. Quasi quasi. L'unico mio dubbio è non so come metterli, se mettere Gramps a sinistra o Grevle a sinistra. Quello sarebbe il mio dubbio. Il mio enorme dubbio. Lasciare Gramps a destra. Perché lui li fa risorgere. Quando risorgono aumentano il mana. Però lui quando attacca... allora al secondo facciamo così. Qua e Grevle di qua, dai. Me la gioco così io. Sì, due se li posso invertire, ma dubito che abbia senso invertirli. Non cambia nulla. Me la gioco così. Me la voglio giocare così. Solo quei tre centrali che attaccano, ma c'è anche Gramps che li fa risorgere.
Ciao Pimpi, grazie per essere passato. Buona domenica anche a te. Sì, io penso che andrò così, ragazzi. Io penso di andare così. Qua c'è sempre il problema che ancora Telegram non l'ho messo perché non mi piace come viene Telegram qua. Quindi andiamo a vedere un po' le vostre difese su Telegram. Le dico a voce al massimo. Allora, fatemi vedere se riusciamo a fare sta cosa. Se riusciamo a fare sta cosa come al solito. Si vede, vero? Dovreste vederlo, vero? Sì. Allora, ragazzi, abbiamo prima Marco Bovo. Allora, Marco Bovo non me ne frega nulla del colore. Nel tuo caso io metterei assolutamente altri eroi. Lo dico perché so gli eroi che c'ha Marco Bovo, quindi. Andare di gialli in questo torneo centrale, tra l'altro Poppy, non è il massimo. Non è il massimo. Questo torneo metti qualcun altro che faccia molto male, anche che non sia giallo. Assolutamente. Anche lo stesso Sudri andrebbe meglio come centrale, ma penso che tu abbia molti più eroi da poter inserire rispetto a questi. Poi c'è Awana, ma non avevo visto anche un messaggio di Vega, mi sono perso? Da qualche altra parte? Allora, Awana, io non andrei di gialli. Cioè, non andrei di monogiallo in questo torneo. Assolutamente. Lo apro anche se voi non lo vedete, ma l'ho aperto. Tanto perché mi ero rognato la mia proposta. Ok. Allora, ragazzi, in questo caso, Awana, tu c'hai di interessantissimo. Interessantissimo. C'hai Sally, Kvasir, che possono essere, anche Rechetre, che possono essere interessanti, però a parte Selly, gli altri come centrale non sono il massimo. Potresti giocartela con Kvasir, ma non te lo consiglio. C'è Ursina, quindi Ursina al 99,9% come centrale. Ursina al 99,9% come centrale. Poi c'hai Wakas, che puoi mettere anche Wakas tranquillamente. Poi vabbè, hai mandato pure gli screen della guerra, però vabbè, lasciamo stare. Allora, io me la giocherei con Gramps, Wakas, Ursina sicuramente. Poi vediamo chi possiamo mettere. C'è anche Grevle che puoi sfruttare. Già lì c'è Selly. Quindi a fianco di Ursina dall'altro lato ci mettiamo Selly. Poi, 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 poi. C'hai Fatina e Nordri. E Grevle. Un po' contorta, però metterei da sinistra verso destra Gramps. Poi ci metterei Selly. Poi ci metterei Ursina. Poi chi ci possiamo mettere? Ci vorrei mettere un altro giallo. Ma c'è Galiani come giallo, non mi piace tanto. Potresti mettere Kvasir.
bella, bella questa. Questa è dura da scegliere. Questa è dura da scegliere. Che secondo me... Ah, Fatina c'avevi, ok. Allora, ripeto, da sinistra verso destra, Gramps, Fatina, Ursina, Sally e Wakas, il rosso della quinta stagione. Metterei così. Ok, Wana? C'eri giusto in chat, ho visto prima. Vabbè, se è qualcosa poi tanto ti rimando il link. Allora, Silvia, Sudri, Wakas, Gramps, Grevle. Allora, nel tuo caso metterei Grevle centrale. Metterei Grevle centrale per il semplice motivo che lui ti aumenta sia l'attacco sia, come si chiama, la salute massima. Dato che tu non c'hai nessuno emblemato, a sto punto mettere Grevle centrale, anche a scapito di Sudri, anche perché Sudri col potenziamento di Grevle, che magari può partire dopo, può durare di più, sostanzialmente, può durare di più e può far più male. Quindi di conseguenza io andrei con sì Gramps a sinistra, perfettamente. Poi ci metterei Sudri, Grevle, Wakas. Giocherei con i due rossi mediani praticamente, e poi esterni sì, ci puoi mettere tranquillamente Nordri senza tanti problemi. Io andrei così almeno. Vega, mi rivedo la diretta nel caso di un supporto. I gialli lenti non li lascio, sentiamo nel pomeriggio. Ma non servono un cazzo i gialli, onestamente, pimpi. Allora, attacco lampo. Questa è Vega. Allora, Vega ci dice che ha messo questa con Gunnar centrale. Ok, va bene. A sto punto non so quanto convenga mettere Grevle a destra, anche se c'è sì Ulmer che abbassa la difesa, ok. Però il potenziamento d'attacco comunque è del 30%. E lo sfrutterebbe anche Ulmer quando attacca. Quindi quasi quasi invertirei. Anche perché l'abbassamento di difesa di Ulmer è del 34%. Quindi cambia poco. Vediamo le alternative. Le alternative c'hai... Melia, Rechetre, Poppy, Magnes, Vasir, Fatina. Ma Fatina? Io quasi quasi Fatina la metterei al posto di Ulmer. Quasi quasi. Ulmer dura praticamente nulla, considerate sempre le resistenze. Fatina ti blocca l'avversario e gli fa sprecare il mana. Non è male come idea. E si potrebbe mettere anche mediana volendo. Poi c'è Nordri. Ma Nordri spezzato ed emblemato. E non lo mettiamo, cazzo. C'è pure Faz. C'è pure Ursina interessante. Ma scusami. Invece di Gunnar, ma perché non ci metti Ursina a sto punto? Gunnar ok, ti fa resistere tutto quello che vuoi, ma Ursina praticamente è fastidiosissima perché ti fa sprecare pure le speciali. Secondo me, scusate se vedete di merda, però io non riesco a vedere così picchi, infatti devo studiarmi come mettere su Telegram su coso. Allora io metterei Ursina centrale. No, pubblicità proprio ora. Ragazzi, colgo l'occasione di ricordarvi che se volete supportare questo canale potete abbonarvi al canale stesso. Per abbonarvi al canale, ragazzi, vi ricordo che
se avete Amazon Prime, l'abbonamento ogni mese è gratuito. Quindi potete abbonarvi ogni mese a un canale su Twitch gratuitamente. Basta collegare entrambi gli account, cioè nel senso che l'account di Twitch su Amazon Prime praticamente, su Amazon, e quindi di conseguenza poi avrete a disposizione gratuitamente la possibilità di abbonarvi a un canale. Abbonandovi al canale le pubblicità non le vedrete mai più praticamente, quindi, e in più supportate comunque il canale. Allora sì, non ho detto niente, non ti preoccupare, ho fatto pubblicità all'abbonamento del canale, quindi ragazzi, se volete abbonarvi sapete che lo potete fare anche gratuitamente. Allora, io dicevo, a sto punto utilizza Ursina centrale al posto di Gunnar, per il semplice motivo che Gunnar, ok, ti fa resistere un po' di più, però è anche vero che Ursina praticamente non... le speciali non te le fa proprio sparare, cioè nel senso che le spara su di lei, ma lei ha un potenziamento di difesa, un potenziamento di difesa contro le speciali che praticamente non ti fanno praticamente più danno. Quindi io utilizzerei Ursina in questo caso come centrale al posto di Gunnar sicuramente. Poi andrei con sicuramente Grevle, visto che ce l'hai emblemato e spezzato. Andrei con Wakas e Sudri quasi sicuramente. L'altra alternativa potrebbe essere Nordri, perché tu c'hai Nordri emblemato a spezzato. Fatina a sto punto passa in secondo piano, però è l'alternativa. Giocherei con Grevle a sinistra. Se lo faccio vedere qua. Grevle a sinistra. Giocherei con Ursina centrale. Magari due rossi li puoi lasciare anche qui. E Nordri, onestamente. Io farei così. Ok. Per il semplice fatto che per me Ursina è molto più fastidiosa rispetto a Gunnar. Gunnar, ripeto, ti fa resistere di più, questo è poco ma sicuro. Ulmer dura veramente poco. E ai Nordri spezzato ed emblemato, cioè è un peccato non utilizzarlo in questo torneo, onestamente. Cioè a quel punto utilizzerei lui e non Gunnar. A meno c'è un altro che attacca, te la giochi con Grevle, che comunque non attacca. Ursina già non attacca. Utilizzare Nordri invece di Gunnar, semplicemente. Anche perché mettere un Nordri mediano comunque non ti cambierebbe nulla come colori, quindi lascerei così. Certo, dai più fastidio con i rossi nel caso in cui, ma ripeto, i colori qua sono poco determinanti secondo me. Ok ragazzi, ok, c'è nessuno. Ok ragazzi, se avete qualche domanda chiedete, se no possiamo anche chiuderla qui. Allora, io qua che dovevo fare una cosa, mi sa. Beh, qualche torneo abbiamo. Ah, posso risfidare al tizio, ecco che volevo fare. Dove sta? Eccolo qua. No, è online. Ma sul serio? Ma è quello? Sì, cavolo, è online. Io ho messo Gramps, Alman, Ursina, Fatina, Sudri.
Ma sai che farei io? Metterei sudri un po' più mediano. Forse è meglio fatina laterale. Per il semplice fatto che sudri ha senso se parte velocemente. Io metterei sudri mediano al posto di fatina. Perché tanto la differenza è poca, onestamente. Quindi, grazie Giova Buona, detto Awana, per l'abbonamento. Grazie mille. Così non si becca la pubblicità, vedete? È intelligente, Awana, ricordatevelo. Comunque, Tris, io farei sudri al posto di sì, avevo capito che era Arman. Sudri al posto, cioè a posto. Beh, sì, al posto, ho detto bene. A posto di Fatina farei Gramps, Arman, Ursina, Sudri, Fatina. Per il semplice motivo che Sudri in prima parte più male fa, praticamente, perché non te la devi, non te la devi, come dire, non gli devi dare il tempo di ragionare cioè sulle speciali, sulle tessere, perché prima parte, se becca troppe tessere rosse, è finita. E dai, te ne vai offline, voglio fare sto coso. Dai, ma no. E voglio vendicarmi. Che brutta cosa, che brutta cosa. Posso vendicarmi. Che posso vendicare. Va bene, ragazzi. Cosa fondamentale per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta per quanto riguarda Empire & Puzzle tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13. Quindi, ragazzi, più ci seguite, meglio è. Più ci divertiamo praticamente, perché più siamo, meglio è. Sempre stato così e sempre così sarà. Invece vi ricordo che siamo in diretta anche su altri giochi praticamente tutti i giorni, dalle 17 alle 19, dalle 21 alle 23, come per esempio oggi pomeriggio, comunque dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23, ripeto, che giocheremo a Life is Strange True Colors. Quindi, ragazzi, se volete cazzeggiare insieme a noi, siamo sempre qui, venite a cazzeggiare che più siamo, ripeto, è meglio, meglio è. Vi ringrazio voi che avete avuto il coraggio di seguirmi anche questa mattina, questa domenica mattina, e vi ringrazio, che comunque siete stati abbastanza, e vi do appuntamento per Empire & Puzzle, ripeto, giovedì, altrimenti a dopo, ragazzi, ore 17, riprendiamo Life is Strange True Color. Buona cena a tutti e buona domenica a tutti. Buona cena. Buon pranzo a tutti e buona domenica a tutti. Ciao ragazzi, ciao.